Johnny, è sempre in ritardo. Forse, sicuramente sarà a mangiare. O doveva vedere un suo amico. O starà giocando con l'app, forse, ma... Uffi, non arriva più. Giada, ciao, ciao, scusa. Ah, finalmente, quando è sparito? Scusami, sto morendo di freddo e non ho idea di quello che mi è successo. Cosa ti è successo? Praticamente, con la coperta? Sì, con la coperta perché ho ancora freddo. Intanto non è una coperta, ma è la mia sciarpa. Però ti voglio dire una cosa. Cosa è successo? Ho trovato la macchina tutta ghiacciata. Sì, tutta ghiacciata. E le strade, Giada, erano bianche. Bianche. Normale, no, sì, siamo sì, in inverno. Lo so, è normale, sicuramente sarà stato Icalos. Ma no, ma non è stato sicuramente Icalos. Sì, è stato Icalos, no. Perché non voleva impedirmi di venire in studio, ecco. Ma no, ma perché? Sì. Ma no, non è Icalos, è stato Tritium. Ma no, ma non è stato nessuno di loro. Quello che vedi, il bianco che vedi sui prati, è la brina. La brina? Sì, e voi sapete che cos'è la brina? È la trasformazione della rugiada notturna, ovvero del vapore acqueo che c'è nell'aria. Ah, l'umidità! Esatto, l'umidità con le temperature fredde si solidifica e si presenta sotto forma di piccoli grani di ghiaccio bianchi e opachi o di piccoli aghi semitrasparenti. Sì, Giada, effettivamente sarà stata la brina. Sì. Però tu e Icalos non me la raccontate giusta, eh? Sicuramente... Perché scusa? Perché volevate impedirmi di venire in studio. Ma perché? Perché così vincevate a tavolino. A tavolino? Sì, a tavolino. Per corda. E perché lo sai che io ti batto sempre con la sfida dei collezionabili, giusto? Oh, ancora questa storia, ma non farei mai una cosa del genere. Sì, invece, io adesso ti sfido. Non sarebbe leale. E io ti sfido. Ok, adesso vediamo chi vince. Dai. Andiamo. Oh, Giada, sei pronta per una sfida agghiacciante? Per rimanere in tema. Certo che sono pronta, questa volta io ti batterò. Giada, non dire cose che non si avverano, dai. Vedrai. Lo sai. Amici, nuovo anno, nuove bustine e nuovi personaggi. Sì, ma non cambia niente, Giada, perché tu perdi sempre, uguale. No, adesso vedrai, questa volta vincerò io. Va bene, allora, la bustina perdente Giada, eccola. No, questa volta non ci casco. Questa te la apri tu e io me la scelgo. No, quella perdente io non me la apro, me ne apro un'altra. Oh, apro questa. Io scelgo questa. Sei pronta? Sono pronta. Uno, due, tre. Ok, sono stato un po' forte. Un pochino. Allora, sulla card... Questo aspetta, mi piace. Aspetta, che devo tirarlo. Questo mi piace tanto perché appartiene al fuoco. Allora, un po' incastrato. Ti guarderò mentre okay. Ok. Allora, sulla card io ho il numero 7. Io ho il numero 6, ho trovato Ultra Diacos. E io Ultra Saburo. Giada, domanda, la domanda dell'anno, la domanda del 2020. Sì. A cosa serve questo codice? Vai. Questo codice serve per sbloccare i personaggi nell'applicazione. Non è vero. Come? Serve per sbloccare i personaggi nell'applicazione. E io che cosa ho detto? La stessa cosa. Ok. Sempre il solito antipatico. Ok, guardiamo allora. Sotto il piede io ho il numero 5. Io ho il numero 1. Che numero avevi prima? Il 6, tu? Allora, scusate, io non lo faccio apposta. 7 più 5, no. E tu? No. 6 più 1? Non è giusto! Cioè, tu 6 più 1 fai la mia card. Sai cosa hai fatto? Ho vinto! No, tu hai fatto una cosa. Ho vinto! Le scambiate? Mentre io sono andata un attimo... Io, allora, cosa ti avevo detto? Questa era quella perdente, non l'ho presa. Sono invincibile, ragazzi, sono invincibile. Giada, è così, basta, cosa devo fare? Non è giusto, perché tu hai qualche trucchetto, perché non puoi trucco. Vincere sempre. No, non faccio io sempre. La magia, sennò lei... No, la faccio io la magia. Oh Giada, che bello questo momento, mi piace davvero un sacco. Sì, il momento dove mostriamo le vostre foto e la attacchiamo alla parete gormitica. Oggi mostriamo quella di Mattia. Esatto, mostriamo quella di Mattia, guardate in questa foto. Ne ha tantissimi di gormiti. Ci stai mostrando davvero un sacco di giocattoli e forse Giada mi sta superando, eh. Non dici? Vorrei dire, ma mi sta superando. Nelle altre due foto, e qui io sono davvero molto fiero. Ci mostra il suo trucca bimbi. Il trucca bimbi di Lord Titano che ho inventato io. Ha seguito il tutorial proprio. Bravo. È stato bravissimo. Bravissimo e mi piace davvero molto perché davvero l'hai seguito nel dettaglio e io voglio fare una domanda a te. Chi ti ha fatto questo trucco? Mamma, papà, un tuo fratello, una tua sorellina? Non lo so, fammelo sapere. Ora Giada, è arrivato il momento del disegno gormitico. Andiamo verso la lavagna. Andiamo. Allora, tu me li passi come e sempre, io li attacco. Come sempre. E poi io leggo le dediche. Allora, questo qui ce lo fa Matilde. Esatto, ce lo regala Matilde. Brava Matilde e ci scrive. E anche questo.
Giusto, giusto, anche Koga. Ci scrive: carissimi Johnny e Giada, sono sempre io la vostra cara Matilde da Catania. Oggi vi invio due disegni ardenti. Riff e Koga. Sei proprio stata bravissima, sei stata davvero bravissima, molto molto brava e colorato davvero molto bene. Complimenti. Brava brava. E poi questo qua mi sì, che questo ce lo manda Salvo Bondi. E ci regala a sei anni e ci regala Riff, Aaron, Trek e Icor. Bravi bravi bravi, continuate a mandarci i vostri disegni su gormitishow.gormiti.com. Così noi li stamperemo e li facciamo vedere in puntata. Le puntate li mostriamo un po' tutti. Ora Giada, è arrivato il momento di saluti e di rispondere alle domande. Ok, allora vai, salutiamo. Salutiamo Lorenzo Sallese e Davide Amato. Ciao. E rispondiamo alle vostre curiosità, alle vostre vediamo domande. Un pochino. Lorenzo Sallese ci dice: ciao Gianni e Giada, volevo dirvi che siete fantastici. Grazie. E Giada, tu sei molto carina. Grazie. È giusto. Ma volevo chiedervi, avete altre passioni oltre ai gormiti? Allora sì, abbiamo già risposto a questa domanda. Abbiamo un sacco di passioni in comune. Tutta l'arte ci piace. Sì, danza, recitazione, cinema, andare a teatro, tutto. Prossima Poi, domanda. Davide Amato ci scrive: siete fratelli Johnny e Giada? Sai che è la prima volta che ce lo chiedono. È vero, perché ogni volta ci chiedono se siamo fidanzati. Sì, ma siamo fidanzati? No, Johnny, andiamo avanti. Andiamo avanti. È diventata tutta rossa. No, non è vero. Va bene. La puntata sta finendo, quindi dobbiamo salutarvi. Sì, è vero. Dobbiamo salutarvi, darvi appuntamento al prossimo episodio. Ma cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. E soprattutto iscrivetevi, perché noi mettiamo davvero tantissime cose su questo. Ci sono sempre tante novità. Esatto. Condividete il video, se volete commentare andate su gormitishow.gormiti.com. Non ci resta che salutarvi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.